Ciao, sono Cristiano Libardi e questa è una nuova puntata di Balloon Party TV. Oggi parleremo di palloni giganti e vi faremo vedere una bellissima composizione per il tavolo comunione. Ed eccoci con un nuovo prodotto di Gemar. Si chiama G30, è un pallone gigante, è quello che vedete alle nostre spalle. È un prodotto che si affianca al G220 che conoscete già, cioè il classico pallone che avete sempre comprato, ma migliorato nelle sue caratteristiche. Prima di tutto non ha più le striature verticali che si vedevano e che potevano dare fastidio alla vista, quindi un prodotto adatto a voi decoratori. La grandezza è identica e il colore è molto uniforme. Vedete qui dietro trovate qualche esempio, belli, non hanno più la striatura, colore uniforme e disponibili in diversi colori. Questi si chiamano G30, ma sono anche in arrivo il G40, che è un modello ancora più grande. Voglio farvi vedere anche degli altri prodotti, sempre G30, però stampati. Adesso qualcuno da dietro la telecamera me lo passerà, vediamo quanto è brava. Vabbè, Denise, è lei. Vedete, questo è il nuovo pallone stampato col dorato. Denise, mi passi gli altri? Vabbè, si divertono anche loro da dietro. Ed eccolo che arriva. È stata bravissima la nostra Denise a passarlo senza farsi vedere. Ecco, anche questo è un bianco, stampato però su bianco. E poi c'è anche, abbiamo aggiunto anche questo pendente, questo festone prodotto da Givitalia, che può rendere ancora più carina il vostro pallone per la prima comunione. E poi c'è l'ultimo, sempre stampato su G30, tema sposi, pallone trasparente e stampa bianca. Bellissimo, grande per i vostri palloni esplosivi. Questo invece è il pendente che avete visto sulla composizione, carino, e vi faccio anche vedere un aggiornamento sugli shiny disponibili già da tempo, il silver e l'oro, ma nel frattempo sono arrivati altri 4 colori bellissimi, sempre in confezione da 50 pezzi, naturalmente Gemar. Ed ora passiamo ad una composizione per il vostro tavolo per la comunione. Prendiamo l'occorrente, palloncino, bicchiere, prima comunione, poi acqua, bacchetta e poi un elemento segreto. Con la colla andiamo ad incollare la nostra bacchetta all'interno del bicchiere. Ok, aspettiamo un attimo che si asciughi la colla. Andiamo a inserire nel bicchiere, non beviamo, un po' di acqua, all'incirca un quarto del bicchiere. Dopodiché elemento segreto. Questo è gesso, è il classico gesso in polvere che noi andremo a mettere dentro il bicchiere. Questo fungerà da peso una volta che diventerà secco, una volta che si
asciuga. Questa confezione di gesso è disponibile sul nostro sito nella sezione Balloon Art. Abbiamo comunque creato un link qui sotto, quindi basta cliccare sul link e trovate tutti gli articoli che noi stiamo presentando in questa puntata. Non dovete quindi cercare di qua e di là per il nostro sito, li trovate tutti lì, quindi anche questo gesso che dicevo è in confezione da 1 chilo. Se serve aggiungete giusto un po' di acqua, se è troppo secco, un po' come la nostra nonna fa la pasta fatta in casa. Aspettate un po', circa 5-7 minuti, il gesso si secca e la vostra base, il vostro peso è pronto. Una volta asciugato, il prodotto si presenterà così, quindi è proprio secco ed è abbastanza pesante. Naturalmente vi regolerete voi se appesantirlo di più o di meno a seconda di quello che andremo a mettere sopra. Se io metterò un palloncino un po' più grande, converrà appesantirlo un po' di più, quindi un po' più di acqua e un po' più di gesso. Quindi siamo pronti per inserire il palloncino e qualche decorazione, però io faccio una cosa, taglio un pezzo di valvola e di bacchetta, scusate, per accocciarlo e poi iniziamo a mettere del tulle. Questo è un fiocchetto che abbiamo già realizzato. Se volete sapere come è stato realizzato, lo troverete sempre sulla nostra pagina YouTube nelle pillole. Ecco qui, ho fatto il nodo e l'ho spinto in basso. Ok, poi andiamo a gonfiare un palloncino in lattice. E lo inserisco sulla valvola. Ok, e facciamo la stessa cosa con il tulle. Inserisco il fiocco anche sopra e facendo il nodo. Tagliamo il nastrino, centriamo la scritta e la nostra composizione è terminata. Naturalmente voglio dirvi che all'estremità della composizione possiamo utilizzare qualsiasi altro tipo di palloncino. Qui ho messo un palloncino semplice, un 12 pollici della Gemar stampa prima comunione, però può essere realizzato con qualsiasi altra cosa, con le dovute accortezze, come ad esempio quest'altra composizione, quest'altra variante con un 18 pollici. Ad esempio abbiamo scelto questo 18 pollici della Big Party, molto elegante, bianco e oro, che si abbinava alla stampa di Gemar. Qui c'è una piccola differenza. Prima di tutto abbiamo usato una bacchetta un po' più grande, le classiche maxi bacchette, invece di utilizzare la bacchetta classica. Ok? Dobbiamo stare attenti però, questo è importante da sapere, che all'interno del bicchiere alla base questa valvola non riesce ad entrare, quindi non riuscirete ad incollarla. Quindi un trucchetto è quello di inserire nel bicchiere questa valvola
perché è più piccola, e poi semplicemente inserire la maxi bacchetta dentro, all'esterno della piccola. Poi, solita procedura, acqua, gesso e aspettate. Quindi ora divertitevi con questa fantastica idea, fateci sapere se l'idea vi è piaciuta. Naturalmente io vi faccio vedere anche questo coordinato, sempre di IMAV, di Big Party, dove c'è due tipi di piatti, da 18 cm e da 23, che si abbina al palloncino. Anche qui c'è due tovaglioli diversi, il piccolo e il grande, da 25 e da 33, naturalmente con il suo bicchiere. Noi abbiamo terminato. Come sempre vi chiediamo di cliccare mi piace sulla nostra pagina YouTube, iscrivetevi e in più cliccate sulla campanella, così potrete essere avvisati ogni volta che faremo i nostri video. Se avete qualcosa da dirci, scrivete dei commenti qua sotto, dei suggerimenti, delle richieste. Ora io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!